Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mancano pochissimi giorni a Inter-Juventus, una partita che per noi dovrà significare moltissimo, non solo perché è l'Inter, ma anche perché dopo quello che è successo qualche giorno fa contro il Napoli, dobbiamo vincere in casa una squadra che, pur non essendo magari entusiasmante quest'anno, negli ultimi tempi, ma è comunque l'Inter di Spalletti. Spalletti che è un allenatore che anche all'andata sa come mettere in campo una squadra, sono passati diversi mesi, quindi la conoscenza della squadra è molto più alta e anche la difficoltà di batterla. Dobbiamo andare là non per il pareggio, ovviamente non per le sconfitte, ma per vincere. Anche con 1-0, ma vincere, 3 punti fondamentali per mantenere il distacco, a prescindere da quello che sarà il risultato contro la Fiorentina del Napoli. Fiorentina che per il Napoli è un avversario ostico di per sé, perché la Fiorentina sta anche vivendo un momento abbastanza buono, con qualche alto e basso, ma comunque dagli ultimi mesi si sta riprendendo non avendo comunque una rosa molto forte. E la Fiorentina è sempre una squadra ostica. Detto questo, prima cosa che i ragazzi dobbiamo fare è guardare avanti, perché il nostro punto di vantaggio che abbiamo è un punto, per ora siamo in vantaggio noi, pertanto questo punto di vantaggio va preservato. E come si fa? Solo guardando non chi ci sta dietro e non quelli che stanno dietro di noi, quello che succede a quelli che stanno dietro di noi, ma guardando avanti, pensando a chi abbiamo contro noi, perché alla fine la matematica dice che te stai fai gli stessi punti del Napoli, lo scudetto lo vinci te. Quindi senza far calcoli su magari il pareggio va bene, tanto no, bisogna vincere tutte. Sono 4 partite, quindi non 50 partite, sono 4 partite di cui 2 difficilissime, Inter e Roma, alternandole, perché in mezzo è Bologna e poi c'è la Fiorentina e l'Hellas in casa, che sarà l'ultima partita in casa della Juventus. Lo scudetto va vinto prima. Ovviamente tutti noi ci auguriamo da Juventini un passo falso del Napoli, ma non ne farà, cioè probabilmente non ne farà, nel senso che il Napoli, dopo che ha vinto ora la 34esima giornata di campionato, una sfida importante come quella contro la Juve, che è la Juve che è rivale per lo scudetto, ma per il Napoli la Juve significa qualcos'altro, specie di rivale storica, anche se per noi, come sappiamo, significa più per loro che per noi. Detto questo, la motivazione che hanno preso dopo questa partita può essere mandata positivamente verso nuovi obiettivi, quelli del Napoli. Ovviamente c'è la speranza che tanto entusiasmo in realtà poi si trasformi magari in un passo falso. Non è detto che sia così e non dobbiamo pensare che sia così, in modo che anche noi da juventini, da tifosi e da giocatori chiaramente, si pensi solo a fare il massimo perché pensando di avere un Napoli feroce. Quindi chiaramente bisogna veramente fare il massimo, dare tutto senza far calcoli, perché i calcoli si fanno solo alla fine, quando ovviamente le partite sono finite. Quindi questa è la prima cosa. Ovviamente a questo si aggiunge, oltre al fatto di non guardare indietro, di guardare avanti, guardare solo a noi stessi, non agli altri, si aggiunge il fatto che è quello che è il discorso mentale. La Juventus non ha un calo fisico. Non ha un calo fisico perché ormai siamo arrivati a un punto in cui, grazie al turnover, grazie a tutto, molti giocatori hanno giocato anche poco, poco, relativamente poco, e comunque si può ancora avere una grande costanza fisica. Ricordiamoci che in mezzo abbiamo anche una finale di Coppa Italia contro il Milan, che è molto importante, sia per l'obiettivo che per comunque il dispendio di energia, pertanto bisogna calcolare anche bene chi far giocare, perché il Napoli non avrà questo vantaggio, questo svantaggio in realtà. Pertanto bisogna veramente vedere mentalmente lì dove c'è qualche problema, risolverlo, e in caso in cui non si riesca a risolvere, non è il momento per risolvere i problemi di testa di qualche giocatore. Penso a Dybala, penso a Alexandro. I problemi di testa si risolvono a gennaio, a febbraio, quando ancora ci sono molte partite, pertanto si può anche lavorare su un giocatore insistendo un po' quello che ha fatto Allegri con Higuain dopo il primo inizio di campionato, così così. Ecco, ora Allegri non può farlo. Non può far venire in qua giocatori che mentalmente sono un po' a terra, perché 4 partite non bastano. Pertanto ora che sono tornati i Cuadrado, l'ho visto anche bene, Bernardeschi, sono quelli che devono giocare se stanno meglio di testa, perché fisicamente stanno bene un po' tutti. Mazzucchi ce l'ho visto molto meglio a livello di testa, evidentemente anche di fisico, perché lui comunque è un giocatore che è sempre sul pezzo, però quest'anno ha avuto un po' un calo fisico dovuto al fatto che secondo me lo scorso anno l'hanno spompato fuori da ogni modo. Però adesso è un giocatore sul quale punterei, Douglas Costa non ne parliamo. Quindi lavorare sì, ma con dei limiti, perché il tempo è quello che è, pertanto non possiamo stare là ad aspettare giocatori adesso che siamo quasi a maggio. Andrà fatto prima, non è stato fatto, si farà dal prossimo anno, poi vedremo gli sviluppi di calciomercato. Quindi veramente ora fare giocare i migliori al momento migliore, non tanto per il discorso fisico che secondo me è abbastanza equilibrato, per quello mentale. Allegri deve fare un lavoro importantissimo a livello mentale, perché è quello che manca. Forse un po' ha pesato la sconfitta, per come siamo usciti dal Champions League, perché sì, le ceneri di Cardiff avevano lasciato intendere che forse qualcosa era successo. Diciamo che Cardiff è venuta fuori, è ritornata fuori nel momento in cui abbiamo perso in quel modo i quarti di finale in Champions. Non fu, no, avessimo passato il turno e magari poi siamo usciti che magari semifinale, non lo so, però già il fatto di passare quel turno contro quella stessa squadra forse avrebbe fatto scattare qualcosa di diverso e non avrebbe fatto ricordare ai giocatori la sconfitta che ha bruciato molto di Cardiff. Quindi secondo me il discorso mentale sul quale dovrà lavorarci Allegri è
fondamentale. Allegri so che è bravo in questo, tante volte forse è più bravo in questo che in altro, però deve farlo perché adesso così. Quindi lavoro mentale di Allegri e anche tattico, e secondo me il discorso tattico e quello mentale vengono insieme, nel senso che l'atteggiamento che ha avuto la squadra della Juve contro il Napoli era molto simile a quello dell'andata. Per certi versi però l'andata era l'andata ed era in un periodo in cui si sa che la forma fisica della Juventus era minore di quella del Napoli, pertanto Allegri è stato bravo a mettere in campo i giocatori con quella disposizione anche un po' più difensiva, perché sapeva che il Napoli avrebbe corso di più. Pertanto la cosa andava bene, ma l'andata cos'era? Novembre? Adesso siamo invece a maggio, dove la forma fisica a detta sua dovrebbe essere al top, pertanto voglio vedere una squadra che gioca bene, non che gioca bene con un discorso là, bel gioco così, ma che ovviamente non si chiude dietro, ok che c'è l'Inter, ok che c'è la Roma. Però squadre soprattutto come la Roma, che ovviamente fanno il gioco offensivo, insomma il loro punto di forza, non puoi schiacciarti perché secondo me loro il gol poi te lo fanno, soprattutto in partite delicate come queste. Quindi il discorso mentale e il discorso tattico di come si dispongono in campo è molto importante, perché se i giocatori lasciano intendere un buon atteggiamento vuol dire che poi sono anche un po' più spensierati e combattono solo in pallone, arrivano prima solo in pallone, stanno più avanti, insomma fanno bene le cose. Diciamo che la testa prima di tutto, poi il fisico, ma la testa è veramente primaria in questi discorsi di campo. Quindi questo, Allegri fa un grande lavoro e poi Allegri secondo me si gioca veramente la stagione. E proprio anche la sua permanenza, perché chiaramente, parliamoci chiaro ragazzi, questo è un campionato combattuto un po' per merito dell'avversario. Napoli è vero, gli va, non gli ha dato merito lì dove ha avuto merito, ma anche per demerito della Juve. Avevano perso tanti punti inutili, Spal, Crotone, anche contro il Napoli, lì dove, soprattutto Spal, Crotone sono 4 punti. Cioè, chiaramente ragazzi, questo è un campionato che andava vinto con grandi passeggiate, contando che siamo usciti un po' prima dalla Champions. Capisco se sono arrivati in finale, si dose, si vince 2-3 prima, ma questi sono campionati che ragazzi anche il Napoli, grande squadra, come volete, ma la Juve è la Juve, cioè, questa Juve è molto più forte di tutte le squadre del campionato. Pertanto mi si è aspettato una vittoria, mi aspetto una vittoria allo scudetto che ormai non sarà più tranquillissima, ma me l'aspetto perché sarebbe un fallimento e questo andrebbe veramente a influire anche su quello che è il discorso di Allegri e di alcuni giocatori come, in quanto a permanenza. Quindi attenzione, perché qua ci si gioca veramente molto anche della carriera di alcuni personaggi. E detto questo ragazzi, sempre con voi, sempre con i ragazzi, massimo sostegno, mi aspetto lo massimo sostegno dello stadio perché questi sono i momenti, mi è piaciuto quello che è stato fatto, la non contestazione, come molti vorrebbero dire, dei tifosi, alcuni tifosi della Sud, era mercoledì, e quindi veramente questo è l'atteggiamento giusto, tutti devono sostenerli, ma non solo le curve, anche le tribune, cioè tutti gli juventini vanno allo stadio per tifare, altrimenti che senso ha? Quindi forza Juve, forza ragazzi, ci vediamo, ciao. Paura, paura, paura.